che in Campania, anche per quanto riguarda il PNR, i lavori vanno avanti. Chiedo scusa, ma la Campania rimane un esempio di efficienza amministrativa straordinario. E anche per quanto riguarda le case di comunità, la Campania è perfettamente a norma rispetto alle scadenze del PNR. Quindi nessuno pensi di togliere risorse inventandosi alibi inesistenti. È sempre una soddisfazione dover proporre la Campania come un modello di efficienza, anche perché non capita quasi mai di trovare queste notizie sulle reti televisive, pubbliche e private, sui grandi organi di informazione. La Campania fa notizia solo per le stupidaggini. Non c'è problema, l'importante è andare avanti nella consapevolezza dei nostri concittadini. Poi tutto il resto è aria fritta. Stiamo continuando anche a ragionare sulla ipotesi di un nuovo concorso della Regione Campania, ma come sapete questo dipende molto dai comuni e dalla disponibilità dei comuni. Il concorso che abbiamo fatto 3-4 anni fa prevedeva la copertura delle piante organiche dei comuni. Quindi sono i comuni che ci devono segnalare che hanno centinaia di vuoti nelle loro piante organiche e sulla base di questa domanda noi possiamo organizzare un nuovo concorsone, diciamo, della Regione Campania. Stiamo facendo di tutto per quello che riguarda l'istituzione. È chiaro, ovviamente, che il lavoro significa tante altre cose. Significa investimenti privati, significa investimenti pubblici nei cantieri, significa formazione professionale, significa valorizzazione del percorso di nuovi apprendisti. Ma anche in questo campo stiamo facendo un bellissimo lavoro.